ragazzi, allora, se ci state ascoltando, io vedo tanti messaggi che stanno arrivando, 100 messaggi, 200 messaggi, 97 su 100 dicono la stessa cosa, cioè ragazzi, Napoli è Napoli, è quello che è. Allora, bisogna smetterla di difendere i posti del genere. Se noi diciamo Napoli, Scampia, cioè ti vengono in mente certe scene che vedi sempre in Gomorra, che vedi in questi film così, no? È normale, perché quelle sono zone proprio così, si nasce così, sono come le favelas sudamericane, capito? Non è che il problema è solo laggiù in Sud America, ce l'abbiamo qua in casa. Far finta di niente è un problema, ma loro non lo capiscono. E qui anzi è peggio, perché in giro trovi solo persone violente e pericolose. E poi infatti cosa hanno prodotto negli ultimi 10 anni? Cioè Totò e Gomorra, quello è, capito? Allora, i bambini, c'è chi ci segnala che i bambini già vanno in giro con le pistole a 4 anni, a 5 anni, per forza, cioè fanno le feste, spara papà, io quanto è bello bambino, quanto è bello bambino. Cioè cresciamo così ragazzi, la pistola in mano, in 5-6 sul motorino a fare la spesa senza casco, questa è la realtà, capito? Ciao Alfredo! Per mamma dove cazzo sei? Guarda, ho beccato un brutto incidente in autostrada, però sto per arrivare. Vedi che Sanino si è spostato direttamente in cantiere, ti aspetta lì. Se riesci però mandami l'indirizzo del posto. No hermano, ti invio un messaggio con il contatto e l'indirizzo. Ma mi raccomando, non fare tardi, che salta tutto, è chiaro? Grazie. Io dico una cosa, do ragione a Vincenzo che ha scritto al 4242 che dice ragazzi ci vorrebbero i militari e l'esercito tutti i giorni. E ti do ragione anch'io, anzi ti dico una cosa, sulle strade di Napoli carri armati dalla mattina alla sera, via i poliziotti, via i vigili urbani, l'esercito fisso. Ingegnere, salve, sono Ermanno. Io sono appena arrivato a Scampia e... credo di esserci quasi, eh? No. Va passare chi stai? No, non c'è problema, non c'è problema. A casa, piano piano. Vai, ah. Vai, a corsa, vieni, vieni. Vai. Grazie. Vai. Mi scusi. Delinquente, vai a morire.
Ingegnere, salve, sono Ermanno. Guardi, credo di essermi perso. Guardi, se mi dice dove si trova, mando qualcuno a prenderla. Ingegnere, guardi, sarebbe perfetto perché... Cazzo, si è spento, telefono di merda. Dove cazzo sta il cavetto? Serve aiuto? No. Salve. Buonasera. Dite. E un caffè. Subito. Mi servirebbe un'informazione. Ma che facci? Ma sta macchinetta da magna solo i soldi di chi? Mannaccia miseria. Mari, ma si sembra tu che la di chi? Ah, tu sta cosa ma la scassa così. Oh, ma state zitti, pensa sto povero barone, guarda che piscione tiene a Nanzo, guarda. Abbiate pazienza, stavate dicendo? Io sto cercando una strada, si chiama via... Via? Scusate, che via cercate? Sera! Ui! Oh, frate Mauri, sta a posto? Sera! Madonna! Mario, balluci di Sabuco, frate! Oh! Ma tu sei quello che ti sei perso prima? Ma sta a posto, guarda che io ti volevo aiutare, eh! Sì, però non... Grazie, ho risolto! Ma sei sicuro? Sì, no! Mamma. Stavate dicendo allora che è stata cercata? No, a posto così. Quanto devo? Un euro. Rupiuris, scusatemi. Ah, boh, ma sta a posto, non ti preoccupare. Il caffè è pagato. Il caffè è pagato. Ma guardate, veramente, voglio pagare, per cortesia. Oh, il caffè è pagato. Tranquillo.
e vai te che è pagato, no? Non ti preoccupare. Guardate, offro io per tutti, eh. Grazie, arrivederci. Ma piglia un attimo chi sei, Peppe. Oh. Curso. Ah. Tutto per colpa tua, mi fai fuori la clientela a Cadindo. Sta ma via Petrac, sta. Io Zuccherini. Undici. Tredici. Quindici dove? Ma... questa è ingegner Samino? Ingegner Samino, sono Ermanno! Ingegner Sanino! Aiuto! Aiuto! Cazzo! Sto chiamando la polizia! Vai via! Chiama la polizia!
No, stavamo parlando prima, durante la diretta, di tutto quello che è successo ieri sera, no? Il caso di quella donna ammazzata, no? Presa sotto la macchina, e poi il tipo che è scappato via, che adesso tutti i giornali, tutti ne parlano dalla mattina alla sera. Cioè, allora, adesso si piangono addosso? Fanno un aborto al giorno, poi si lamentano, poverina! L'elogio della vittima, no? Diventano tutte sante, capito? Era una brava ragazza, era innocente, non c'entrava niente, aveva famiglia, aveva figli, ma quale innocente? Oh, ragazzi! Allora, mi dovete spiegare perché la maggior parte delle volte che si sente di un omicidio riguarda Napoli e dintorni. Cioè, ragazzi, qui o facciamo la certezza della pena e allora li aiutiamo a casa loro, altrimenti è inutile parlarne. Io voglio dire una cosa: per posti come Scampia dovrebbe esserci una scritta, no, su tutti i muri, presente come quelle che ci sono nei tribunali, no? Allora, tutti sono colpevoli fino a prova contraria. Ingegnere, buongiorno. Il dottor Giusti l'attende nel suo studio. Ciao Alfredo. Quelli di Milano ci hanno soffiato l'appalto a Scampia. Mi dispiace Alfredo, però meglio così. Quello è un posto selvaggio, violento, io ci sono stato. Pensa che hanno cercato di rapinarmi, di inseguirmi, io... Lì ognuno si difende come può, Non c'è controllo, zero, non c'è nulla. Credimi, è meglio così, per noi. Va bene così, chiudiamo con quel posto di merda. Ieri ne hanno ammazzato un altro. Anche se dice che questa volta era una vittima innocente. Una povera crista che tornava a casa dal lavoro. Così hanno scritto i giornali e così dicono le televisioni. Poi vai a sapere qual è la verità. L'unica certezza è che quello è un posto ad altissimo rischio. La verità è che non puoi uscire di casa, non puoi incontrare un amico, non puoi entrare in un bar, non puoi parcheggiare una macchina all'inferno. E c'è chi dice pure che sono innocenti. No? In quei posti nessuno è innocente. Nessuno.